oggi parliamo di bevande sane. Sappiamo tutti che bisogna bere spesso e bene e che l'acqua è la bevanda migliore per il nostro organismo. Eppure ci sono tante bibite in agguato a tentarci con il loro sapore dolce e frizzante, succhi di frutta zuccherati che ci illudono di bere in modo sano, bevande colorate che promettono di darci energia, ma non fanno bene e lo sappiamo tutti. A tante persone però l'acqua non dà soddisfazione, qualcuno non la digerisce, si dimentica di berla, si annoia. L'acqua non ha sapore, è vero. Ma se vi svelassi un modo per rendere l'acqua saporita e sana e divertente e creativa, sono sicura che ne berreste di più. E allora vi spiego subito come fare. Vi presento le acque aromatizzate o infusioni di frutta, verdura ed erbe aromatiche. Sono facilissime da fare e vi assicuro che stimolano la fantasia creativa e vi faranno venire voglia di bere di più e più spesso. Ecco le mie tre ricette preferite. Sono freschissime, saporite, dolci, rimineralizzanti e rinfrescanti. Ecco la prima ricetta. Mettete nel barattolo mezza fetta grande di anguria o una fetta piccola tagliata a pezzettini, oppure mezzo cetriolo tagliato a rondelle. Poi aggiungete 4 fette di limone con la buccia se amate il sapore un po' amaro, aromatico, oppure mezzo limone tagliato a spicchi e sbucciato se volete un sapore più fresco. Aggiungete 10 foglie di menta, coprite bene con l'acqua e avvitate il vostro coperchio. L'anguria, come il cetriolo, aiuta a eliminare le tossine. Entrambi contengono citrullina, un aminoacido che aiuta il fegato e i reni a sbarazzarsi delle sostanze tossiche. Il limone e il lime sono benefici per il pH del tratto digestivo, stimolano la produzione della bile e favoriscono il metabolismo. Le foglie di menta hanno un sapore piacevole, rinfrescante e agiscono anche contro il gonfiore della pancia perché la menta ha un effetto carminativo. Ovviamente gli effetti di queste bevande sono molto più blandi rispetto al consumo degli alimenti in quantità, ma l'acqua si infonde di una parte dei principi attivi e in questa forma li rende subito disponibili senza impegnare la digestione. E questo ha i suoi vantaggi. Facilissime queste ricette, vero? E se volete conoscere tante altre ricette facili da poter fare a casa ogni giorno, basta iscriversi al canale. Clic! Ecco la seconda ricetta. Mettete nel vostro barattolo o nel vostro termos mezza mela verde tagliata a spicchi, mezza arancia sbucciata e tagliata a rondelle e una stecca di cannella. A questo punto versate l'acqua e chiudete il barattolo o il vostro termos. La mela verde ha un sapore particolare ed è molto ricca di antiossidanti come flavonoidi e polifenoli. L'arancia è sempre saporita, è fresca, di seta, contiene vitamina C e sostiene le difese del corpo e del sistema immunitario. La cannella, oltre al suo tipico aroma, porta un livello di equilibrio a favore degli zuccheri nel sangue, agisce contro le infiammazioni ed è considerata afrodisiaca. La terza ricetta ha solo 2 ingredienti. Mettete nel vostro barattolo un pompelmo sbucciato, tagliato a fette, e un rametto di rosmarino. Aggiungete l'acqua e chiudete. Il pompelmo ha effetti diuretici, regola gli zuccheri e il colesterolo, quindi è molto positivo per il metabolismo. È ricco di naringina, la sostanza che dà quel gusto tipico un po' amaro. Il rosmarino, così aromatico, in realtà è un ottimo tonico antinfiammatorio e depurativo del fegato. Agisce anche sul sistema nervoso, riequilibrandolo e tonificandolo. Come si fanno gli infusi? Riassumendo, mettete tutti gli ingredienti nel vostro barattolo, aggiungete l'acqua, lo chiudete e lo lasciate in infusione da 2 a 8 ore. Consiglio di prepararlo alla sera, così il giorno dopo è bello carico e pronto da bere. Potete mantenere la frutta nel barattolo, nella bottiglia, oppure filtrarlo e portarlo con voi in una bottiglietta o in un termos. In estate bere bene è fondamentale, ma anche mangiare bene, e tante volte ci si trova un po' in difficoltà. Ho spiegato come mangiare nel modo ottimale in questo video, guardatelo dopo.
Avete visto com'è semplice? Credetemi, è un modo fantastico di bere acqua ricca di principi sani, freschi ed energizzanti. Quando avrete imparato queste prime tre ricette, potrete poi dare sfogo a tutta la vostra creatività. Vanno bene tutti i tipi di frutta, dal kiwi all'ananas, i frutti di bosco, le fragole, la pesca, il melone. Va bene tutta la verdura, più fresca e acquosa o più aromatica, come cetrioli, pomodorini, sedano, broccoli, barbabietola, ravanelli e rucola e tante altre. Vanno bene tutte le erbe aromatiche come il basilico, il prezzemolo, la menta, la salvia, i semi di finocchio, il cumino. Potete usare anche i fiori come la lavanda, i petali di rosa, di viola e i fiori di calendula. Vi invito a scrivere le vostre ricette preferite nei commenti, così poi le provo anch'io. Vi è piaciuto questo video? Allora diventate portatori sani di freschezza e di salute. Condividetelo sui vostri social e con i vostri amici, così anche loro trascorreranno un'estate idratata e freschissima. E scrivetemi qui sotto i vostri commenti, le vostre domande, le vostre esperienze. E all'indirizzo del mio sito, riportato nell'info box qui sotto, troverete tante altre ricette e tanti consigli per trascorrere un'estate sana, fresca e in ottima forma. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!